Il vaccino mi ha rovinata. Inizia così il messaggio arrivato alla nostra redazione da parte di una 66enne disoccupata residente a Tavuglia che da diverse settimane convive con forti dolori alla testa e ai muscoli. La telespettatrice, che con un nome di fantasia chiameremo Francesca, si chiede a che cosa serva il Green Pass quando lei per tutta l'estate è dovuta rimanere a casa. Il suo calvario è iniziato il 2 maggio scorso, quando si è recata all'ex Aristo a Pesaro per la prima dose di vaccino, nonostante avesse presentato tutta la documentazione relativa ai suoi problemi di salute e per i quali doveva assumere 10 pasticche al giorno, le hanno somministrato l'AstraZeneca. Da lì sono iniziati i primi sintomi, ma Francesca si è comunque presentata il 19 luglio per sottoporsi al richiamo. Lei aveva delle patologie? Quali? Sì. E praticamente ho aperto 4 vasi del cuore. L'angioplastica mi ha fatto, ho l'asma da isocianati e ho avuto un'ischemia. Le hanno somministrato poi l'AstraZeneca, nonostante lei avesse comunque informato i medici di queste patologie, giusto? Le medicine, capito, io lì ho segnato tutte le medicine che prendevo, ho segnato tutto e non lo volevo fare. Loro mi hanno detto laggiù, ho detto guarda che non succede niente, e invece cioè, è successo che praticamente non ce la faccio a camminare, ecco. Quindi diceva che ogni 2 ore ha bisogno di rimettersi stesa, sì, o seduta? Sì, di mettermi a sedere, perché sennò non ce la faccio. Mi parte dalla schiena, tutte giù le gambe e poi tutte le vene. Mi sono schioppate tutte le vene lì, io non lo so. Ma... Che tipo di dolore sente? Anche la fiacca o un dolore proprio fisico? La fiacca, il mal di testa, parecchie volte prendo i calmanti, sto prendendo. Però il medico mi ha detto non t'abusare molto di calmanti, lo so, io comunque devo fare. Oltre al medico di base, Francesca si è confrontata anche con il cardiologo. Secondo entrambi, ci dice, può trattarsi di effetti collaterali legati al siero. Al momento non si è rivolta ad altri dottori con la speranza che possa migliorare, ma di certo sta valutando di presentare un esposto. Sono a casa, però se devo fare le faccende grosse non ce la faccio, perché chiedo una mia amica se mi viene a dare una mano. Ecco. E i medici che cosa le dicono? I medici, passerà. Ma lì può essere stato il vaccino, perché tanto prima non eri così, però andando in fondo non lo so dove, bisogna che vada da qualche altra parte a vedere, perché io mica posso stare così, mi esaurisco. La signora poi si è rivolta a chi ancora deve fare il vaccino. Io sai cosa dico? Che se hanno le patologie non devono fare l'AstraZeneca. Quindi pensa che sia proprio il tipo di vaccino? Adesso stanno parlando della terza dose, ma io non vado a farla, così rimando nella sedia a rotelle.